Oggi quinto anniversario dall'elezione al soglio di Pietro di Papa Francesco, molti messaggi benaugurali. Benedetto XVI ha inviato una lettera personale sulla continuità tra i due pontificati. Su 374 casi di inadempienza tra 0 e 6 anni, solo un terzo si è messo in regola con gli obblighi vaccinali a marzo 2018. I dati sono della ASL 4, che conferma comunque il superamento della soglia del 95% della copertura. Visite a domicilio, cure sostenibili, umanità. Dal 2010 il centro San Michel di Bouar in Centrafrica si occupa dei malati di AIDS. Telepace lo ha visitato all'inizio del 2018, ne abbiamo parlato indirettamente su. Raccolta alimentare a Lavagna per le famiglie bisognose della città. Molti scatoloni sono stati immagazzinati dai volontari della locale Croce Rossa. Questa sera un servizio speciale in Si può dare di più. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Il 13 marzo del 2013 Papa Francesco veniva eletto al soglio pontificio. Da 5 anni il cardinale Jorge Mario Bergoglio è alla guida del soglio di Pietro sulle strade del mondo per annunciare la gioia di Cristo. Ripercorriamo oggi i momenti più significativi del pontificato in questa raccolta di immagini realizzata dal Centro Televisivo Vaticano. Fratelli e sorelle, buonasera. Dio mai si stanca di perdonarci, mai. E padre, qual è il problema? Il problema è che noi ci stanchiamo di chiedere perdono. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. E che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Lasciatevi prendere mai dello scoraggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall'aver incontrato una persona, Gesù, che è in mezzo a noi. Nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Un pontificato straordinario che molti vedono in contrasto con quello di Benedetto XVI. Eppure uno dei primi a manifestare la propria gratitudine per la presenza di Francesco è stato proprio il Papa Emerito, che ha voluto dare un contributo a questa unitarietà interiore e spirituale dei due pontificati, inviando al suo successore una lettera. Lo scritto è stato reso noto dal prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Monsignor Edoardo Viganò, che è stato intervistato. Abbiamo presentato la collana della teologia di Papa Francesco, che abbiamo anche inviato al Papa Emerito, Papa Benedetto, un Papa
che tutti noi conosciamo per il suo grande impegno di teologo e anche poi per il suo impegno nel Ministero Petrino. E è molto interessante la lettera che ha voluto scrivermi, nella quale spiega come lui è molto contento, molto felice di una collana che affronta gli aspetti teologici del Magistero di Papa Francesco, la cristologia, l'antropologia, la teologia spirituale. Perché? Perché questo va contro questo stolto pregiudizio, dice Papa Benedetto, di chi legge la figura di Papa Francesco come contrapposta alla mia, cioè come se ci fosse un Papa teologo da un lato e dall'altra parte un Papa pastore. Non esiste questa contrapposizione, anzi Papa Francesco è un magistero molto denso di teologia, certo in una differenza caratteriale e anche in una differenza di modalità espressiva. Quindi diciamo Papa Benedetto ha voluto dare un contributo, come sempre molto significativo, a questa unitarietà interiore spirituale di due pontificati, quello di Papa Benedetto e quello di Papa Francesco. Veniamo ora sul nostro territorio e parliamo di vaccini. Per quanto riguarda la ASL 4 Chiavarese, su 374 casi di inadempienza tra i 0 e i 6 anni registrati a giugno dello scorso anno, soltanto un terzo si è messo in regola in questi mesi con gli obblighi. Prossimamente le famiglie saranno raggiunte da una lettera raccomandata che li inviterà nuovamente a regolarizzarsi. I dati dell'ASL 4 confermano comunque il superamento della soglia del 95% della copertura dell'intervento. Intera popolazione. La sintesi con Andrea Capitani. Su 374 casi di inadempienza nella fascia di età compresa tra gli 0 e 6 anni, situazione fotografata dalla ASL a giugno dello scorso anno, solo un terzo si è messo in regola con gli obblighi vaccinali a marzo 2018. Sono circa 250 i soggetti che, nonostante l'obbligo introdotto dal decreto Lorenzin, continuano a non voler vaccinare i propri figli. E questa è la fotografia che inquadra la situazione del Tiguglio per la fascia di età che non prevede l'obbligo scolastico, ma riguarda asili nido e scuole materne. Inutili al momento i tentativi di recupero messi in campo dall'azienda sanitaria locale. Pur presentandosi ai colloqui prenotati con la lettera inviata a ottobre, condizione comunque necessaria per essere ammessi alla frequenza dell'asilo, i genitori non hanno dato seguito all'avvio del percorso vaccinale previsto per i loro figli. A giorni per loro scatterà la seconda fase del piano messo in campo dalla regione. Si darà ancora una chance, noi scriveremo a tutte queste persone, alle famiglie dei bambini che risultano ancora inadempienti, questa volta con una raccomandata, con ricevuta di ritorno, in maniera da formalizzare, diciamo, l'intervento, invitando, diciamo, per una terza volta a regolarizzare la situazione. Qualora ovviamente le famiglie, diciamo, non aderissero a questo invito e ovviamente non ci fossero anche dei motivi ostativi alle vaccinazioni, cosa che può chiaramente succedere, noi chiaramente comunicheremo i nominativi di inadempienti alle scuole per i seguiti di competenza, quindi per quanto contenuto nella legge. Arrivati a questo punto, e si parla ormai quasi certamente del prossimo anno, la palla passa agli istituti che dovranno mettere in campo le azioni che la regione indicherà loro. Tra le ipotesi c'è anche l'esclusione dalla frequenza. Alle ASL spetterà invece il compito di elevare le sanzioni amministrative previste. Il bicchiere nel Tiguglio comunque resta mezzo pieno. Il territorio partiva da un dato importante di regolarità rispetto agli obblighi vaccinali. Adesso, con la campagna avviata a ottobre, si è quasi superata la copertura del 96% di tutta la popolazione. Il recupero che abbiamo fatto, e sembrano pochi, 120, no? Sono, diciamo, quei 2-3 punti percentuali che ci hanno permesso di arrivare a coperture molto elevate, di gran lunga superiore a quelle registrate, diciamo, in Italia. Questa mattina è stata chiusa l'Aurelia all'altezza delle gallerie di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici dell'ANAS, in accordo con il comune di Sestri Levante e in considerazione del fatto che i marosi raggiungevano la sede stradale, hanno deciso di chiudere al transito dei veicoli. Tra l'altro, fin dal pomeriggio di ieri il mare Forza 8 aveva creato disagi e anche la caduta di due persone in moto investite da un'onda. Stamattina la situazione si è aggravata e quindi la decisione di chiudere la via Aurelia. L'arteria dunque si rileva estremamente fragile sia agli smottamenti sia all'erosione del mare e dunque pericolosa in caso di mareggiate. La statale sarà riaperta soltanto quando calerà il moto ondoso.
Cronaca, un uomo di 57 anni è deceduto questa mattina a causa di un malore improvviso in un bosco sopra Cicagna. L'uomo stava tagliando della legna quando si è sentito male. Sul posto la Croce Rossa di Gattorna e l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Purtroppo però per l'uomo non c'era più nulla da fare. E questa mattina sempre fuga di gas a Rapallo. Sul posto i Vigili del Fuoco della Compagnia Cittadina. Il fatto è avvenuto in tarda mattinata in via Tito Speri. Per fortuna nulla di grave. Ancora un rinvio per l'udienza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che era fissata per domani sul ricorso presentato dal Comitato Giù le Mani dal Fiume Entella contro la realizzazione dell'argine sulla sponda di Lavagna. La nuova data è stata fissata, per il 23 di maggio. A causare il rinvio l'indisponibilità di un consigliere relatore. Nel darne notizia i rappresentanti del Comitato sottolineano come anche nell'occasione della piena del fiume di questi giorni si sia denotato il fatto che i maggiori problemi derivino dall'insabbiamento della foce e che pertanto i famigerati muraglioni dell'argine che si vorrebbero costruire, oltre a deturpare l'ambiente, ne causerebbero di ulteriori. Già i comuni della Piana avevano chiesto il dragaggio della foce a Regione Liguria, denunciano in una nota, ma non sembra che ad oggi questa iniziativa abbia avuto seguito. Cambiamo tema. L'AIDS resta ancora una delle piaghe più terribili in Africa e soprattutto in Repubblica Centrafricana, dove è colpita l'11% della popolazione. Il tema è stato affrontato ieri sera in Direttamente Su con il procuratore delle missioni estere dei Padri Cappuccini di Genova. Dal 2010 a Buar, nel nord-ovest del paese, è attivo il centro di San Michel, gestito dai padri Betarramiti, oggi un'eccellenza nel panorama sanitario centrafricano e che si prende cura delle persone sieropositive. Telepace lo ha visitato all'inizio del 2018. Vediamo una sintesi. In Repubblica Centrafricana la povertà rende difficile la cura delle malattie. Tra le piaghe più grandi del paese c'è l'AIDS. Il centro San Michel è sorto nel 2010 con l'obiettivo di prendersi in carico in modo globale il malato di HIV. È stato fondato dai padri dell'Ordine del Sacro Cuore di Gesù di Betarram ed è seguito quotidianamente dall'italiano Fratel Angelo Sala. Il centro ha in cura 850 malati sotto antiretrovirali, 100 bimbi sieropositivi e un altro centinaio di pazienti in costante osservazione. Uno dei programmi più importanti è quello che segue le mamme durante la gravidanza. Viene fatto loro un test preventivo, se la donna risulta positiva viene curata con antiretrovirali. Noi abbiamo avuto praticamente il 90% dei bambini nati da madri sieropositive sotto antiretrovirali sono nati negativi. Il 10% purtroppo sono le persone che vengono da molto lontano e non possono venire regolarmente a prendere il trattamento. Inizialmente il progetto era destinato alla sola popolazione residente di Buar, in quanto il punto di forza dei padri Betarramiti era la visita a domicilio, anche per venire incontro alle esigenze economiche e non degli ammalati. Ora però i pazienti arrivano anche da zone sperdute di savana. Questi malati vengono da 60-70 km. Noi abbiamo malati che per prendere la terapia fanno 140 km a piedi, tra andare e tornare. Non sempre c'è aderenza alle cure, spesso mancano i soldi o i mezzi per raggiungere i centri sanitari. I padri Betarramiti di San Michel offrono le cure chiedendo quello che gli ammalati sono in grado di pagare, a volte li sostengono gratuitamente. In più abbiamo diverse persone anziane dei quartieri che hanno problemi di glicemia, non possono acquistare regolarmente i loro farmaci e quindi li sosteniamo noi, ecco. È particolare la storia di Fratelangelo. Odontotecnico brianzolo, trova la sua vocazione dopo una breve esperienza di volontariato in Centrafrica. Qui conosce i Betarramiti e decide di entrare nella congregazione. Lavora al Centro San Michel fin dalla sua fondazione nel 2010, ma è a Buar dal 2009. Un segno di speranza sbocciato in Africa e dall'Africa custodito. Veniamo in diocesi, c'è una nuova luce al santuario di Montallegro. Tutte le lampadine, infatti, in parte vecchie, in parte bruciate, saranno sostituite per una spesa che supera i 4.000 euro. I fedeli possono fare un'offerta al nuovo rettore, Don Gianluca Trovato, e se lo desiderano lasciare anche il nome di un caro defunto, in ricordo del quale offrire una delle nuove luci. I nomi saranno poi ricordati e affidati a Maria nella messa del 2 aprile, Pasquetta, alle ore 17. Per aiutare il santuario a sostenere la spesa,
Il Circolo della Pulce di Rapallo propone dei biglietti di auguri per Pasqua disegnati a mano. L'offerta è di 1 euro a biglietto, 2 euro se si desidera anche la busta. Il disegno sugli auguri poi sensibilizza all'abbattimento delle barriere architettoniche, nello specifico di quei 7 gradini che portano alla casa del pellegrino. Chi vuole aderire all'iniziativa del Circolo può chiamare il numero 320 0610 660. Ora la linea alla rassegna stampa, ci ritroviamo poi con gli ultimi aggiornamenti ai servizi. Avvenire titola povertà, prima sfida, allarme di Banca Italia, cresce la disuguaglianza, la quota delle famiglie a rischio ha raggiunto i massimi dal 1989 ad oggi, si allargano le disparità tra le generazioni e tra il nord e il sud. E Mattarella si rivolge ai giovani, responsabilità e coraggio. Il dopo Renzi, rinviato il congresso, il PD si ritrova e riparte, dice governi chi ha vinto. Ma oggi 13 marzo si ricorda l'anniversario di Papa Francesco, l'elezione al soglio pontificio, la croce e la gioia del Vangelo. La lettera di Papa Emerito Benedetto XVI, c'è continuità interiore tra noi. E Avvenire scrive 5 anni in 5 parole, un vocabolario che parla a tutti, tra discorsi e documenti il messaggio del Papa ha la forza per raggiungere il cuore di ogni uomo. E quali sono queste 5 parole? Sono dialogo, giovani, misericordia, famiglia e coscienza. Passiamo adesso al Secolo XIX, che titola PD unito no alle alleanze, il piano Di Maio, governo istituzionale e patto con la Lega sulla legge elettorale. E poi appunto c'è l'anniversario di Papa Francesco, Ratzinger basta pregiudizi su Francesco, è un buon teologo. Ex spia del KGB avvelenata, l'accusa della Premier May a Putin, probabili responsabilità russe, ma Mosca risponde, uno show da circo. Grecia, il calcio con la pistola, sospesa la Serie A, il caso PAOK Salonicco, è entrato un presidente di squadra con una pistola in tasca. E poi ancora, salvò una famiglia, bel giovane eroe genovese premiato da Mattarella. Indagine a Cogorno, faceva il pieno con i soldi della croce, denunciato un ex milite. E dal Secolo XIX nelle pagine del Levante, Fontana Buona allo sbarazzo del mattone, prezzi in picchiata e sconti in vetrina, agenzia al contrattacco per vincere il declino della valle, appartamenti rustici ma anche ville e mega capannoni a quotazioni impensabili fino a pochi anni fa. C'è una palazzina del Novecento con 6 alloggi a 750.000 euro, alloggio mini da soli 18.000 euro. Tunnel per la 12, convitato di pietra, mercato, Gattorna baricentrica, molte proposte a Cicagna, ma la distanza dalla costa pesa. Ancora dal Secolo XIX nelle pagine del Levante, 2050 in mare più plastica che pesci, il Lions Club promuove un confronto su uno dei temi ambientali più caldi per il pianeta, saranno 5.500 miliardi di pezzi, 300.000 tonnellate, un convegno ad hoc a Santa Margherita Ligure in cui si farà il punto sullo stato di inquinamento a livello locale con un pool di esperti. Ora Maria Butkovic dalla redazione per le ultime novità. A te Maria. Grazie Maurizio, un saluto a tutti gli spettatori. Ci spostiamo su una notizia di questa mattina a San Rocco di Camogli. C'è stato un intervento intorno alle 8 dei vigili del fuoco insieme all'automedica e all'ambulanza inviate dal 118 in via Molfino a San Rocco di Camogli per un'esplosione all'interno di un autoveicolo. Nello scoppio è rimasto ferito il conducente che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Le indagini sono ancora in corso per far luce sulla dinamica. Dalla redazione è tutto, a te lo studio. Bene, grazie. Cambiamo tema. I volontari della Croce Rossa di Lavagna si sono mobilitati nei giorni scorsi per raccogliere generi alimentari a sostegno delle famiglie bisognose della città. Nel corso della giornata sono stati immagazzinati molti scatoloni di cibo che saranno poi distribuiti in base alle richieste. Vediamo. Siamo impegnati qui all'Eurospin a fare una raccolta alimentare per le famiglie bisognose di Lavagna. Io sono Monica Battaglia, qui c'è tutto i giovani e tutti i volontari per fare questa raccolta. Siete un bel gruppo? Abbastanza, sì, siamo tutti molto fieri di quello che facciamo e siamo anche tanto contenti per tutte le cose che le persone ci stanno donando. Cosa dice di queste iniziative? Una cosa buona, un'attività di bontà. E vanno sostenute? Certamente. Bisogna apprezzare chi si presta per fare queste cose qua.
fa bene a farle, perché comunque aiutano persone che sono in difficoltà, quindi è giusto farle, contribuire anche un minimo piccolo, un latte o una bottiglia d'olio, però uno alla volta sommano e fanno bene. Danno anche fiducia che arrivano a destinazione, no? Questo. Si spera, uno dà fiducia a loro e penso che arrivino a destinazione. Anch'io faccio il volontariato, quindi mi sono in obbligo o è un dovere. E niente, speriamo che tutti lo facciano col cuore. Sei stato generoso? Ma io spero nell'ambito del possibile, certamente. Siccome tutti chiedono da ogni parte vai, un po' si può fare, un po' di bene ovunque si va. Sono pregevoli, no, queste iniziative? Sono pregevoli queste iniziative perché fanno del bene agli altri e c'è tanta gente che ha bisogno e tanta gente che può fare del bene anche agli altri. Ricordarsi un po' di delle persone che stanno male. Un servizio più ampio sulla raccolta sarà proposto questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda a partire dalle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. Si conclude questa edizione del telegiornale con l'informazione. Ci rivediamo questa sera alle 19.15 con Tiguglioggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.